Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi ci troviamo all'interno del Marriott Hotel, più precisamente nel ristorante vegetariano All You Can Eat Kyo Kyo. Vediamo insieme com'è. Il Marriott di Kaohsiung è stato ultimato nel 2020. Si tratta di un grattacielo di 156 metri. L'hotel ha 606 camere, di cui 94 suite premium. Sono presenti anche ben 8 ristoranti a tema, di cui uno è proprio il Kyo Kyo Vegetarian Restaurant. Si tratta di un all you can eat buffet completamente vegetariano. Il personale è numeroso, le cucine sono a vista e le pietanze sono veramente interminabili. Questa è una bevanda allo smanto, una pianta particolarmente diffusa in Giappone e a Taiwan. Qui invece abbiamo un succo di guava limone, buonissimo. Le bevande sono veramente tante, tutte molto ricercate. Qui abbiamo acqua di cocco e latte di avena al sesamo. Allora, con le pietanze iniziamo dalle verdure crude, come ad esempio il ravanello sotto aceto con aceto di pompelmo, la palla di zucca di cera con salsa al frutto della passione, cetriolo al wasabi e bardana. Qui invece troviamo una zucca kabocha con latte di cocco, yamakurage essiccato, radici di loto con marmellata al cedro, anatra vegetariana. Qui ci troviamo di fronte all'area dedicata al sushi, ovviamente vegetariano. Non può mancare la salsa di soia, il wasabi e il ginger. Qui troviamo del nigiri di salmone assolutamente delizioso, uramaki e futomaki misti, e sashimi vegetariano. Eccoci qua davanti a numerose tipologie di frutta secca. Qui invece c'è una sezione dedicata all'insalata. Involtino di bacon vegetariano con asparagi e formaggio. Qui siamo invece nell'area delle pietanze cotte, troviamo subito un olio di semi di camelia con funghi e peperoni, baby mais e spiedino di funghi alla griglia. Gratinatura di patate e bacon vegetariano. Pizza margherita con verdure oppure funghi. In ogni bancone del Kyo Kyo è possibile trovare una sorta di leggenda che descrive i vari allergeni. Il barbecue mongolo è un piatto saltato in padella inventato da Wu Zhaonan a Taiwan nel 1951. La carne e le verdure, in questo caso solo le verdure, vengono cotte su piastre di ferro a temperature fino a 300 gradi centigradi. Nonostante il nome, il piatto non è mongolo ed è solo vagamente correlato al barbecue.
它铁板会冷掉，所以我们的铁板在撞，那个是因为它太久没有人炒菜的话，它会慢慢的降温度降温，哦，了解了解。所以在上海的时候，它会比较久一点，哦，了解，好，没关系。你就试看看，因为我刚另外再帮你加盐巴了，哦，好，谢谢，因为这里吃素的都是很清淡，感觉出来了，对，所以我们不太敢。Ed ecco qua delle bellissime verdure cotte, lucide, brillanti, ma soprattutto saporite. In questa sezione troviamo altri piatti interessanti, come ad esempio il fungo Lion's Mane, criniera di leone, saltato in padella. Qui invece troviamo un infuso di falloppia multiflora. Qui troviamo una vasta gamma di piatti leggeri dim sum. Viene poi cucinata ad intervalli regolari la zuppa in crosta.
non esiste iPhone, iPad. Mingo Ice Cream è un brand di gelati thailandese. Questa azienda produce dei gelati che sono veramente buonissimi, con gusti a dir poco ricercati, come ad esempio il matcha, il mango o il durian. Qui siamo nella zona dei dolci e della frutta. Quest'ultima è un'eccellenza a Taiwan, tra guava, papaya, durian, ananas e molte altre ancora c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Anche il taiyaki viene cucinato ad intervalli regolari durante il servizio. Si tratta di un dolce giapponese a forma di pesce, tipico dello street food. Qui abbiamo invece una sezione dedicata al ghiaccio tritato, il tradizionale dessert hawaiano. Qui abbiamo il douhua, una sorta di budino di tofu, e poi delle bevande da accompagnare a dolci come una soda a fiori di sambuco e un mojito. Bene, arriviamo ai prezzi. Per persona, menù all you can eat, quindi possibilità di prendere tutto quello che avete visto finora nel video, 1072 dollari taiwanesi, all'incirca 34 euro. Bene, per il video di oggi è tutto. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, commentate e condividetelo. Se volete continuare a seguire le mie avventure a Taiwan, iscrivetevi al canale. Ciao!